siamo nell'orto didattico dell'Eco School di Triangia, che è uno spazio molto frequentato dai bambini in tutte le stagioni, in quanto è uno spazio che viene utilizzato come strumento di apprendimento anche dei contenuti disciplinari. Quindi la finalità di questo progetto non è rappresentata esclusivamente dall'apprendere le modalità di coltivazione, ma viene proprio spalmata all'interno degli apprendimenti disciplinari. In questo momento i bambini stanno svolgendo un'attività di geometria che consiste nella misurazione del perimetro e dell'area delle aiuole di coltivazione. In altri momenti abbiamo utilizzato l'orto, ad esempio, per scrivere un diario delle attività, per produrre dei testi descrittivi, narrativi o anche regolativi, proprio perché quello che ci interessa è di dare un senso all'apprendimento, quindi cerchiamo sempre di legarlo all'esperienza che poi viene ricostruita in classe, viene rielaborata per arrivare poi alla sistematizzazione dei contenuti delle varie discipline. E questo ovviamente ha un impatto molto forte, molto importante sulla modalità di apprendimento dei nostri alunni, i quali apprendono attraverso una modalità molto significativa per loro e contribuisce ad attivare le competenze andando a superare il modello di apprendimento nozionistico e meccanico dell'apprendere a memoria. Il progetto Orto si chiama Cresciamo nell'Orto e questo riassume un po' nel titolo tutto il valore aggiunto di questa attività. È strettamente legato a un altro progetto che abbiamo, che si chiama Rifioriamo la Terra e che ci ha consentito di riportare nella frazione di Triangia la coltivazione del grano saraceno e della segale, che purtroppo in questa zona, in tutta la Valtellina, è stata abbandonata da qualche decennio. Quello che ci interessa è di lavorare sul bagaglio delle memorie storiche e delle tradizioni, perché pensiamo che sia importante conoscere le radici del territorio in cui viviamo, non per restare ancorati al passato, ma per utilizzare questi contenuti di identità per costruire la nostra identità e quella dei nostri alunni. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.